Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Elder Scrolls 4 Oblivion. Allora, in questo episodio continueremo sempre ad esplorare tutta la mappa di gioco con la voce un pochettino rauca, però non dovrebbe essere un problema. Ce l'avamo lasciati qui. Partiamo subito con una bella vocazione, almeno ci farà compagnia. Non deve essere chissà che di evocazione, però l'importante è che faccia il suo dovere. Agni. Mamma mia, tre colpi, ancora non l'ho ucciso. C'è un problema. Andiamo avanti. Vediamo, qui c'è un accampamento e un forte da esplorare adesso. Baffiamoci. Come di consueto. Accampamento di Cresbridge. Ok, non sono. Mi sa che c'è qualche questa qui. Ma prima andiamo al forte. Dovrebbe essere visibile. È infatti lì. Bandito. Yes. Eliminiamolo. Con la selfie, il grimaldello, stivali in mitra, niente di così eclatante. Ecco qui l'entrata. Forte Cedrian. Vediamo cosa ci aspetta. Abbiamo lo scheletrino, vabbè. Trappola. Partiamo da qui. E cominciamo a eliminare tutto. Tutto ciò che si muove. Buongiorno. Predone. Una spada tetrica e una corazza orchestra. Bella pesante. Sempre uno. Due. E andiamo. Un Nidrot. Ragazzi, ne ho veramente una quantità spropositata. Guardate che carino questo arciere Predone con la sua armatura tetrica, convinto di poterci spezzare. Cosa che non succederà mai. Qui c'era un altro. Uno scheletro se n'è andato. Due sono cosa è stato ucciso. O sono scaduti i 120 secondi. Però presumo siano scaduti i 120 secondi. Ma va bene così. Personaggio leggero, veloce, dinamico. Baffiamoci sempre. Ok, mausoleo. Qui ci andremo dopo. Voglio esplorare innanzitutto un po' di tutto. Tipo qui. Dai. Diamante che lo prendiamo. Sempre un bottino importante. Quindi andiamo al mausoleo. Forse mausoleo, vediamo cosa ci nasconde. Dungeon a più livelli. Vediamo quello che ci aspetta. Ok, qui c'è soltanto un baule con un. Forse il boss del dungeon. Ha un rifletto incantesimo enorme. Ma non servirà a nulla. Assorbo incantesimo. Prendiamo soltanto le cose che ci servono. Racconto di Zoyan, ottimo. Questa la prendo. Prendo anche i martelli, anche se francamente non è che li utilizziamo più di tanto. Salvo perché voglio vedere una cosetta. Cos'è sto libro che abbiamo preso? Aumenta corpo a corpo. Non ci serve. Ricarico perché altrimenti mi rompe le palle. Ci manca solo di salire di livello. Mamma mia. Per salire, far aumentare le abilità principali implica una cosa da sola, che appena riposiamo saliamo di livello e i nemici ci spaccano. E in questo caso il gioco non è che ottimizzato bene a questa difficoltà. Quindi cosa implica questo? Che ci spaccano, ragazzi, ci spaccano. Se prima ci volevano 4 colpi per. Muore.
enorme sto posto. È enorme. Perché vabbè, il baghetto grafico. Qui non c'è nulla. Naturalmente non sono minimamente preoccupato per il fattore. Aspettate, aspettate, perché ci sono tante zone qui. Adesso qui ci andiamo. Teniamolo in considerazione, perché ci sono un po' troppe cose. Vedete, scrigni. Cioè, indipendentemente se c'è qualcosa o meno di utile, devo farvelo vedere. Naturalmente respirare sott'acqua è importante. Ok, proviamo a riandare qui. Uno potrebbe dire sì, ma stai per morire. Infatti, è uno cosa fa in questi casi? Prende l'amuleto, quello suo. Collana mare. Vedete, riacquistiamo. Così possiamo esplorare. Qui c'è uno scrigno. Ma non vediamo se ci sono altri passaggi. Io non vedo nulla, quindi direi proprio di uscire. Ho fatto tutto qui perché, ragazzi, non aveva senso che arrivo qui e non esploro. È un colpo di tosse e ci sta sempre. Ok, togliamola con la mare, non ci serve più. Quindi qualche colpo di tosse, collana magica. No, no, no. Collana volontà. Ok, stesso discorso. Potenziamo innanzitutto la nostra invisibilità. Qui si arriva a forte. E qui è sempre al forte. Qui c'è il mausoleo, che è sommerso. Abbiamo preso tutto. Sapete com'è, non voglio poi ritornarci più. Ok, buffiamo subito. Però un bel posto. Quindi ci sono due strade per arrivare al mausoleo. Furtività. Cioè, vedete, vi faccio un esempio. Questa difficoltà a utilizzare la furtività è pressoché inutile, perché anche se ho fatto un 6 per di danno in furtivo, vi beccano. Ok, evochiamo qualche cosa, almeno ci passiamo un po' il tempo. Non ho fretta, però voglio giocare bene. Evoco questo superiore. Castiamo. Ok, bravissimo. Lui va dove deve andare. Andiamo, andiamo, ragazzi. Quindi, visto che la sessione d'esame sta andando abbastanza bene. Perfetto. Mausoleo. Mausoleo. Si va dritto. Visto la sessione d'esame appunto sta andando benissimo. Mi sono detto, mi prendo questi 2 o 3 giorni di break, perché poi ho altri esami, e registro altro. Qui non c'è nulla. Guardate che carino. Perfetto. Perché voglio terminare Oblivion, anche se non senza fretta. Ah, abbiamo finito allora. Non c'è nulla. Qui abbiamo esplorato tutto ed è un ottimo posto per riposare. E me lo prendo il rifletto incantesimo. Se lo vendiamo vale un botto. Francamente adesso vendere non è che ci interessa più di tanto. Se non sbaglio abbiamo già tutto a 100 nelle nostre stats. Tranne fortuna, che si potrebbe portare a 100. Dovremmo fare soltanto 40 livelli. Quindi voi cosa fate per capire se potete portare fortuna a 100? Andate qui. Sommate le rimanenze e le dividete per 10. E se il risultato che vi viene fuori è un 40, potete portare fortuna a 100. Io già da qui lo vedo che non è possibile, perché già ci sono 50 e 40 su per giù 6. Cioè, al massimo potrei arrivare a 10. Vabbè,
Guardate, lo faccio in diretta sto conto, vediamo se ci riesco, perché non ho nemmeno... Facciamolo subito. Vi dico subito che a livello massimo posso portare fortuna, così lo capite. Al massimo mandate avanti il video se non volete vederlo. Allora, ok, fatto. Mi veniva a 16,9, quindi in poche parole nemmeno arrivo a 17 livelli. E quindi il massimo a cui posso aspirare è 76. Voi immaginate arrivare a livello 48, portare fortuna a 75, ci devastano. Comunque ragazzi, termino qui questo episodio, spero tanto che vi sia piaciuto. Prima di salutarci, vorrei andare a vedere se possiamo parlare con quelle signorine per vedere se ci sono queste. Hanno nomi propri. Well met. Lui non ci dice nulla. Oh Goodbye. mio Dio, Aloy! C'è Aloy! Oh mio Dio, che è Hello, I diventata hope the brutta. goblins along the yellow. Ah, missione. No, non la facciamo nel prossimo video. Perché sappiamo che ce n'è queste. La facciamo nel prossimo video. Quindi, ragazzi, termino qui questo episodio. Spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. E noi ci vediamo col prossimo episodio di Elder Scrolls 4 Oblivion. Alla prossima.